Prima di ogni cosa dobbiamo dedicare questa partita al nostro dirigente storico Vito Trofa, che si trova in questo momento in ospedale, però sicuramente si sta riprendendo e lo aspettiamo al più presto al campo. Quindi io appena prima di cominciare ho detto ai ragazzi che oggi dovevano metterci il cuore, non solo per loro, non solo per noi, non solo per il mister che ci sta mettendo l'anima, per lo staff, per tutti quelli che veramente ci credono sin dall'inizio e che non hanno mai smesso di crederci, ma anche per una persona che veramente ha dato sempre il cuore e l'anima e che quindi va rispettato. E mi sembra che la squadra abbia recepito il messaggio, perché in campo io ho visto veramente quell'ardore, quella voglia, quella che in qualche caso è mancata, ma stavolta veramente non è mancata. Siamo amici fraterni e diciamo che ancora, anche oggi ci sentiamo un paio di volte al giorno. Il periodo in cui è stato lì, come minimo, andavo 1 o 2 volte al giorno. Anch'io nel mio piccolo ho sentito di dedicare quella vittoria. Non è un caso che una comunità intera lo chiami zio, no? Questo fa capire quanto sia importante in tutto il territorio di Forlì. Possiamo dire dirigente, non dirigente, però lui è sempre lì, Lui vicino al ha Forlì. sempre dato una mano al Forio, sempre. Forio è il settore giovanile, tra altre cose, non è stato solo dirigente, ha sempre dato una mano a livello economico, ha sempre amato i giovani, ha sempre voluto necessariamente che o era il Torrione, o era il Soccer Panza, o era adesso il settore giovanile del Forio, ci fosse sempre spazio per i giovani. È una persona che ha tatuato nel cuore la parola buono, non l'ho mai Posta. visto arrabbiato. Mai visto gridare, mai visto. Ha sempre la parola giusta, cerca sempre di stemperare gli animi. No, c'è poco da dire.